Youngblood Crawl Sur Beer, Jensen Vananegem Risbergen, Rep An Cruif Neskens, Johnny Renzenbrink. Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemão, Baroni, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona, Carnevale. Uno Scudetto in c'era? Secondo scudetto questo. Secondo questo è il secondo. Superchi, Rocora, Mancini, Esposito, Brizzi, Ferrante, Rizzo, Merlo, Maraschi, De Sisti, Chiarulli. Amarillo. Chiarucci o Amarillo? No, Amarillo. Giulio Cesar, Samuel Lucio, Maicon Zanetti, giusto? Chivu. Giocava Chivu? Sì, ma c'era Mourinho. Cambiasso, Pandev, Eto'o, Milito, Snyder. Basta. Soffer, Gentile, Caprini, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Buoninsegna, Benetti e Bette, che è l'ultima Juventus in tutta italiana, la notte di Bilbao. Cucurello non c'era? Poi entrò. Signore e signori, la più cordiale buona serata, puntata speciale Caracolla sulla destra Baron Causio. Arriviamo con 24 ore di ritardo da una bella puntata di Caracolla Night. Abbiamo visto nel prologo il monologo di Luca Morelli, che saluto con i suoi carretti di Variante. È stata una puntata molto carina, ringrazio anticipatamente, poi lo farò in separata sede, Lorenzo Solle e anche Lorenzo Cimarossi, che però questa sera non è ancora arrivato, per la loro bella collaborazione. È stata una bella puntata e Caracolla Night sta andando bene. Piero Rubani, buona serata. Lorenzo Solla, buonasera a tutti. Ti sei divertito ieri sera? Sì. Ti ho fatto fare un po' tardi magari. Vabbè, c'ho la smaltia, delusione di mercoledì. Quindi insomma, vabbè. Andava bene parlare di automobilismo ma anche di francobolli. Sì. Buonasera da Luigi. Buonasera. È una new entry, lui tra l'altro è di Torino, anzi di dove? Di Caselle. Caselle, dove c'è? Dove c'è l'aeroporto. E lui è un tifoso della Juventus. Rubani, ho trovato degli alleati. Meno male. Tra l'altro ti dici, siete ormai diventati una serie, sì, di animali protetti. Nella teca si mette. O lui o il Magliozzi. No, ma preferisco lui. Anche se c'è a scatola chiusa. Assolutamente. Buona serata Nicola Palumbo. Ma va bene preferire lui, eh. Anche se poi lui era il mio portafortuna. Perché? Perché negli anni d'oro che abbiamo passato, gli anni che furono, ormai, quando veniva lui era la vittoria sicura. Capito. Lo usavi come talismano? Sì, sì, era il mio portafortuna. A proposito di interisti, ciao Gianni, buona serata. Buonasera. Come stai? Ma... ciao, abbastanza bene. Sono passati due giorni, tre giorni. Questo è stato uno di quelli che è andato a Milano, sì, 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 a vedere naturalmente, sì, 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 questa gloriosa Inter Marsiglia. Esatto, c'ero anche io, insomma, si può dire c'ero anche io. Posso vedere questa ora, scusami, ma chiaramente noi, per quei due o tre che non l'hanno capito, il conduttore ha l'Inter, la Juve e il Milan nel cuore. Un po' troppo. Però questa è una sciarpa molto bella, io quasi quasi, anche se intercampione ormai mettiamoci un punto interrogativo. Si vive anche di ricordo, insomma, voglio dire, quindi. Assolutamente, ma ne parleremo. Quando viene anche quello. Perché Napoli e Inter saranno naturalmente gli argomenti di questa sera. Il graditissimo ritorno di Fabio Ollo Conte. Che dicono a Firenze? Mazzo. E domani sera per Fiorentina Juve. Sì. Una volta valeva per lo scudetto, eh. Una volta era una partita importante, no, a Firenze è una partita importante, tuttora comunque. Il protagonista della serata, devo dire, è Roberto
Crociani. Buonasera a tutti. L'unico superstite, ancora per poco. E smettila! Smettila! Siamo ottimisti lo stesso. A questo punto, se si deve vincere, se è destino di vincere, si vince. Ma si porta la naturale. Dunque, la notizia del mese, diciamo così, è che è uscito Vivere la Sampdoria, il giornale al quale sono abbonato. Si aspettava tutti questo giornale. No, in realtà arriva per posta, era un pezzetto, ma arriva, dico, si saranno dimenticati di me. Invece, vedete, questo è il giornale al quale sono abbonato, crediamoci, c'è Nicola Pozzi in copertina. No. Allora, dunque, cominciate a ragionare, io leggo il giornale, è più interessante, vabbè. Cominciamo a parlare, dunque, Napoli o Inter? Rubani, chi legge l'argomento della serata? Napoli o Inter? Guarda. Ti è rincresciuto di più, per Napoli o per Inter? No, a Napoli l'ho vista la Rai a casa, c'ho testimoni dove non è che ho fatto il tifo per Napoli, ma mi faceva piacere se fosse. Il problema del Napoli è che parecchi, ma penso tutti, i giocatori del Napoli erano la prima volta che facevano la Champions League. Il Chelsea c'è un pochino più abituato, Drogba, Terry, eccetera, eccetera. Sì, però insomma sono più abituati a certe competizioni. Io l'ho visto quando la Fiorentina ha fatto la Champions League il primo anno e il secondo anno, era diverso. Perché sai come affronta le partite, sai come affronta certe situazioni. Ma io lo penso così, cioè non li vedo ancora al Napoli, nonostante secondo me non giochi un brutto calcio. Non le vedo ancora preparati per una competizione del genere. Poi io se posso, non penso sia una questione di esperienza a livello internazionale o di Champions, perché sono tutti giocatori che giocano da anni, non so, Pellegrini improvvisati. L'esempio da contraltare è l'Inter, fior di campioni, anni e anni di vittorie in campionato nazionale e internazionale hanno fatto ridere. È una questione di motivazioni, e di cultura di calcio. In Inghilterra le squadre sanno che le partite finiscono in un tempo. In Italia non è così. E questa differenza si nota sempre quando si va a giocare in Inghilterra. Poi che si vinca o che si perda, ci sta tutto. Però per gli inglesi le partite finiscono al 90, qualche volta anche qualche minuto più là. Non è questione di preparazione internazionale, di giocatori. Cioè, uno come Drogba, chi l'ha andato a marcare? Mancini, Roma, quando è arrivato all'Inter, ha voluto tutti i giocatori di statura. E non ce l'hanno fatta a Manchester. E va bene, però non penso sia quello. Messi è alto 1,20 m, voglio dire, è il più forte del mondo. Ci sono dei difensori, dei tappi che si fanno valere comunque. No, sembra una riflessione interessante, però prendo un po' il buono effettivamente di tutto, nel senso di dire che ci sta effettivamente il fattore fisico, che secondo me poi alla fine in un calcio come quello di oggi, certo, Messi, l'eccellenza rimane eccellenza, che sia alto 1,60 m o 1,80 m, però nella normalità, io dovendo scegliere come costruire una squadra, Mancini disse Vierà sì me lo pigliate, quell'altro sì me lo pigliate, quello è piccino no. Luigi, il tuo parere da Juventino sul Napoli? Da Juventino non posso dire di essere troppo scontento, infelice, sono sincero, però sono d'accordo un po' con Solla, cioè secondo me il Napoli ha dato tutto e si è visto che il Chelsea era più forte, mentre l'Inter contro il Marsiglia si vede che erano un po', diciamo, spenti. Però... quindi comunque secondo me il Napoli non è... il grazie ragazzi secondo me è corretto e... cioè, pur essendo, non essendo io triste dell'eliminazione, però ha dato tutto, quindi anche come diceva lui prima, chi non ha visto la partita legge 4-1 sul giornale, pensa secondo me un'altra cosa, però rispetto a quello che è stata la partita, Aronica contro Drogba, Campagnaro, Zuniga, ragazzi, Zuniga, cioè non sono giocatori insieme. Che secondo me sono possono... Zuniga, De Santis si è arrivato due palloni dentro la porta. Anche Cech ha fatto le sue belle parate, perché sul 2-1 ha salvato la partita, su Zuniga nel primo tempo, per i 25 minuti ha fatto tre parate, cioè sul Cavani, una sulla Vecchia. Sì, però stiamo parlando, signori, cioè non vi sfugga, cioè la cifra dell'impresa che non è arrivata, per l'amor di Dio, però non vi sfuggano più particolari. Il Napoli ha perso 4-1 e ha perso contro una squadra che attualmente, se si cristallizza il campionato inglese, è sesto in classifica. Io credo che se un vince la FA Cup manco va in Coppa UEFA. Noi stiamo parlando di una squadra che certo aveva Villas-Boas, i giocatori che gli hanno remato contro, ma io il Chelsea ho la brutta abitudine di guardarla quasi
quasi ogni volta che la fanno vedere, perché il calcio inglese mi calda. E se c'è una squadra che io ritenevo alla portata del calcio italiano, era sicuramente il Chelsea. Voi con codesta squadra, che ti ripeto, è sesta nel a distanze siderali, nell'occhio del ciclone, con questi giocatori che voi vi avete snocciolato come grandi campioni e vi cuoio, che quest'anno non l'hanno mai vista, perché si è Lampard, non l'hanno mai vista, però quando l'hanno sono quattro giocatori, quando l'hanno vista hanno fatto la differenza, perché nel Chelsea hanno fatto la differenza. Quindi il grazie Terry, ragazzi, non dico grazie ragazzi, perché gli si erano incazzato come una bestia, perché si è buttato la qualificazione. Ma sera tutti a Oxford, tanto quando ci vuole ci vuole. Ma oddio, è una provocazione, ma indubbiamente è un uomo che porta un'idea, poi è giusta o sbagliata, però probabilmente io secondo proviamo me a divertirci. L'Inter, ma più che divertirci, cioè l'Inter ha bisogno ora come ora di un'idea precisa. Probabilmente Zeman sarà Blanc alla fine, secondo me, poi alla fine. Ma Blanc però alla fine che ti dà più di quello che ti può dare Ranieri? Ora, cioè, io inquadriamola un attimino. C'è Blanc, un allenatore che arriva che non ha mai allenato. E chi ha dato Ranieri? Niente, però voglio dire, in termini di scossa che questo ambiente indubbiamente ha bisogno, perché niente, ora come ora, al di là di fa tabula rasa di quei 4, 5, 6 o 7 che probabilmente non hanno più o la voglia o la possibilità di starci perché hanno esaurito un ciclo. L'Inter ha bisogno di un cortocircuito. L'Inter c'ha bisogno di giocatori nuovi, forti, però... no Pazzini che era già quell'anno scorso e Nagatomo, Poli e Palombo. Ragazzi, perché l'Inter di Mourinho aveva altri tipi di giocatori, sì, ma no perché ce l'ho con Poli, Palombo, però voi capite che lì sono altri tipi di giocatori. Ora non si parla, voglio dire, poi il campo ci va giocatori, ci va l'allenatore. Certo, però si dà per scontato che allo stato attuale delle cose arriva Blanc piuttosto che un altro allenatore, o per carisma, perché Blanc fino a prova contraria è l'allenatore di una nazionale, non viene qui a fare cioè, quei due o tre personaggi per fare una bella squadra. Io sono convinto le pretende che costino un certo. Siccome l'Inter, come tutte le altre squadre italiane, non ha voglia di mettere in mano a 70, 80, 90 milioni di euro, perché Moratti quest'anno ha ritirato il debito con 135 milioni di euro. 63. Sì, però l'Inter ha un debito complessivo di 135 rotti. Questo è il passivo di una società. Siccome non si può permettere di spendere, ci vuole un allenatore, secondo me, in grado di poter venire e di dire: io porto avanti quest'idea. Zeman è una provocazione, ma deve andare in quella direzione, cioè di un qualcosa che possa dare una scossa a un ambiente che di scossa ha bisogno. Blanc, secondo me, è l'ennesimo pseudo Ranieri che arriva, che si metterà lì, piglierà quello che gli danno, però alla squadra non gli dà niente. C'è bisogno prima dell'allenatore e della rifondazione della società. Sicuramente. Perché la società ultimamente ha sbagliato tutto quello che doveva sbagliare. Prende un allenatore e non gli prende i giocatori. Va a prendersi i giocatori, si porta avanti quel lavoro perché li prende già rotti. Prima che si aspetti a rompersi durante la preparazione, durante i partiti. Tipo quello del Poli. Prende già rotti, quindi si porta avanti Guarini, ma anche Poli. Qua è stato fermo perché è arrivato già infortunato. Forlano uguale. Quindi, vuol dire, prima c'è bisogno che la società si mette in testa che deve essere lei la prima a rifondarsi, a vedere un po' come stanno le cose. Poi è inutile prendere dei giovani, Castagnos, Coutinho, Alvarez, se poi se sbagliano mezza partita le tieni fuori le prossime 5. Prendi i giovani, cerchi di integrarli in un progetto e li fai giocare 2, 3, 4. Sì, però sento già, io non, la vedo, non c'è. Io ti cuoto, però attenzione. Comunque, alla fine, si parla di questi vecchietti, ma sono gli unici che corrono. Se non ci fosse Zanetti e Cambiasso, l'Inter sarebbe naufragata quest'anno. Sì, infatti o meno. E Cambiasso c'è sempre, comunque Cambiasso, anche se non lo vedi correre, Cambiasso è sempre dove deve essere. Cioè Cambiasso è un giocatore che, dove vede una parte, tre secondi dopo, se la palla o il gioco è dall'altra parte, si sposta. Poi Cambiasso è 31 anni. Sì, appunto, no, ma io... È un giocatore di calcio, non è che lo vedi soltanto per la giocata, è anche per come sta in campo. La società che sta sbagliando tutto quanto. Poi, certo, in campo ci vanno i giocatori, bisogna vedere anche come ce li metti, cosa gli dici di dover fare. Però io forse sarà perché, ti ripeto, io capisco che una grande società è un elefante, non è mai una gazzella, quindi non si può muovere con agilità. Ha comunque i suoi tempi, ha comunque i suoi parametri, quindi è difficile di l'Inter, anche se è affascinante, domani si piglia Zeman, così come... Una cosa affascinante, perché poi non riesco a vedere a Milano. Però insomma, io, sì, ma è chiaro che in poi... Quell'ambiente...